Bella, sono Ludo e Scared Free Willy. Maglietta Humidity. Ok. New Orleans Skate Shop. New Orleans. Pantastussi. Fighi questi. Bandanato. Humidity with Shining Gold. Bandana, mask. Ok, chitarra... l'hai fatta te? Sì, chitarra normale. Perché con la tracolla. Perché volevo farti la sigla del format. Posso farla? Sentiamola. Vai. La sigla del format. Fede, dimmi quanto costa il tuo outfit. Fede, saluto Boston, Pegasus e tutti gli altri. Skeret Free Willy. Raga. Grazie, bro. Bella, Fede. Ciao, brother. Allora, Air Force One. Perfetto. Della Donald Trump. Perfetto. E Rolex. Ok. Ciao, bro. Ciao, bello, buona Pasqua. Buona Pasqua. Quasi flex all'Urolex. Vediamo che... Allora, buona Pasqua a tutti. Felpa, OVS, 5 euro. Cappello, ovviamente scacchi, bucket. 3,50 euro. Nuovo Shane nel nuovo di Pasqua. Catenazza super spinta rara, presa da Brico mi pare. Un po' di anelli nickel, niente male. Poi super camicia, ovviamente sopra una felpa perché sennò lo stile non funziona. Pantaloni tossici, rubati a mio nonno. Calzini da 20 euro. De Fonseca spinti rari. Poi fra ovviamente vabbè, la pistola che sennò qui dove si va. Basta, fine. Mamma mia, buona Pasqua, però. Male. Allora, qualcuno vestito bene? Vediamo un po'. Bello. Ciao. Sono entra un po' di figa invece di fa entra a me. Che... Se non scrivono in chat, non ma ci stanno entrare. Quelle che stanno scrivendo, Cristo Dio. Procediamo con sto swag pasquale, va? Intanto, maglietta che riflette benissimo lo spirito pasquale. Activities for Children di Wicked Clothing con Toby che viene sacrificato dagli altri bambini, cinta Celine in pitone che mi è stata regalata da te e da Orazio, ma ricordo bene, cardigan con fantasia Argyle in mohair di Celine stagione scorsa, quello dei nonni, ok, yes, pantalone Celine normalissimo e stivale con tip in acciaio. E poi vabbè, qua ci abbiamo un po' di vario, no, di vario Rolex, Cartier. Qua c'è chi dice belli soldi del papi. Anche no. Perfetto. Penso che sì. Penso che se andassi da mio padre e gli dicessi compra questa roba, proprio il mio culo sarebbe fatto a forma di piede, praticamente. Perfetto. E beh. Ok, bene. Ciao brother. Sono Lorenzo, allora, Air Force One Swishback. Calzini GCDS. Pantaloni della Versace. E una maglia di SpongeBob di Primark. Facci vedere l'outfit davanti a uno specchio, ce l'hai? No, sto in un'altra stanza. Va bene, ciao brother. Bella Fede. Ciao brother, come ti chiami, cosa indossi? Mi chiamo Nicolò. E ho un paio di Swigo e pantaloni Zara, okay. Maglia di Stone e gilet della fila. Perfetto, grazie brother, buona Bella. Pasqua. Bella. Allora, ho Versace Chain Reaction, ok, Metafuoco, 9,95. Felpa Balenciaga, 695. Ok. Maglia Gucci, 3,95. E poi cinta Chanel, tipo rubata mia mamma, 200. Mi sembra giusto. Perfetto, bella. Brother, dai, continua. Bella, a buona Pasqua. Ciao. Bella, ciao, bro. Brother. Bella, bro. Un secondo. Come si gira? Ecco. Allora, scarpa, Calvin Klein, armari, pantalone Zara, cinta Calvin Klein, Versace, non so se si veda. Grazie, brother. Ciao, bro. Sono Filippo. Allora, ho una maglietta di Travis Scott,
120, smanicato di Bape, 250, okay. Cinta di Gucci, 300, pantalone Riffle, pagato 130, poi abbiamo un Obsidian, presa retail, 180 da tipici, poi Jordan 1 per Travis, 750. Ok, due scarpe differenti nei piedi. Sì, ma perché l'ho smanicato visto che è blu, l'ho abbinato con questa maglietta proprio con le Travis. Ok, va bene. Grazie, brother. Ciao. Ciao, brother. Qua abbiamo, guarda, una maglietta t-shirt di Barbary, la collana di Geralt me la sono fatta forgiare. Questa, non c'è bisogno di presentazioni. Cinta Vuitton, un paio di jeans di Calvin Klein, un paio di scarpe di Anthony Morato con il terra armato sotto. Lo specchio non ce l'ho perché prima del coronavirus stavo facendo il trasferimento e stavo trasferendo lo specchio, è rimasto nell'altra casa. Quindi, ok, diciamo, certo. E come disse Mattarella, Giovanni, non mi sto facendo i capelli neanche io, quindi figurati. Perfetto, allora. Ciao, brother, ciao, ciao, ciao. Bella, bro. Guarda così, se no, felpa di maglia di Or. Pantaloni Palm Angels e Travis Scott. Perfetto, occhio a non inciampare, sennò batte la testa. Bro, non si vede. Ok, ok, ora si vede. Perfetto. Grazie, grazie, bro. Brother. Ciao. Ciao, bella, bro. Allora, ho delle, non ho lo specchio, però ho delle Havaianas. Top. Poi dei pantaloni Milwaukee presi all'outlet di Barletta, ovviamente. Tanta roba. Poi una maglia Adidas regalata dallo zio tipo qualche anno fa di Natale. Bella, buona Pasqua. Bella. Ciao, brother. Ciao, brother. Un attimo, vado dove c'è lo specchio. Ok. Devo dire anche i prezzi. Quello fai come vuoi. Quello fai come vuoi. Ok, va bene. Un po' di delle Converse per ASAP Nast, okay. 80 euro in saldo, okay. Dei pantaloni di Stussy, pagati 100, non mi ricordo, una cintura di Carhartt che è 30 euro però non si vede, okay. Okay. Una maglietta Vans da 30 euro, oh, mi trema la mano, una giacca di Uther 2,30 e un Casio a calcolatrice 20 euro su Amazon. Perfetto, perfetto. Grazie. Ciao, brother. Ciao, Ritraffic. E niente, quindi grazie a tutti. Ringrazio Boston George per l'occasione. Ringrazio Vegas Jones. E ci becchiamo con il recap su YouTube presto e per un'altra puntata prossimamente.